la firma è arrivata. 5 anni di Gran Premio d'Italia assicurato a Monza. Dobbiamo essere sinceri, cominciavamo a preoccuparci, dopo che in conferenza stampa tutti i presenti si erano tenuti doverosamente alla larga dal tema. L'accordo decennale, firmato in loco tra l'ente Parco e Villareale, ha permesso a Sticchi Damiani di gestire in autonomia la trattativa con Liberty Media, con l'appoggio anche economicamente sostanzioso della regione. Un piano che ha funzionato alla perfezione, un gioco, quello di Sticchi Damiani, che si è svolto sempre su più sponde, cercando ogni appoggio possibile. Sistemate, diciamo, la parte convenzionale, sistemate la parte giuridica, la parte... Oggi chiuso tutto, chiuso il contratto, che spero anche con Liberty accada nei prossimi giorni, o insomma comunque quanto prima possibile, e all'ACI, che sapete quanto si sia impegnato in tutto questo, ci sia anche un governo, ci sia anche possibilmente una legge, ci sia la possibilità di intercettare dei contributi comunitari, perché questo autodromo merita veramente di presentarsi nel 2022. In conferenza la Russa si era limitato a parlare di come abbia calcolato che questo sia esattamente il 90° Gran Premio d'Italia, anche se il dubbio che siano solo 89 resta. Eccellenze come la gara che quest'anno festeggiamo, che è la 90° edizione del Gran Premio d'Italia. Di queste 90, più di 80 le ha organizzate l'Automobile Club di Milano, e organizzandole neanche tenuto il conto. Qualcuno stamattina mi diceva: ma siamo sicuri che sia veramente 90? Sì, posso garantirlo. E Allevi aveva puntato tutto invece sulla poliedricità dell'impianto, ricordando di come sia perfetto per tenere concerti, di come il prossimo anno ci sarà anche il salone dell'auto e forse persino il grande tennis dell'ATP. Redaelli, oltre alle consuete e dovute informazioni di servizio, si era spinto solo a leggere una citazione. Una citazione, ovviamente, di Angelo Sticchi Damiani. Monza è molto più del tempio della velocità. È l'essenza stessa del motorsport, il circuito più antico, veloce e bello del mondo. Un patrimonio inestimabile per il quale l'ACI lotterà sempre con tutte le sue forze. Perché Monza è il cuore del motorsport e senza cuore anche la passione più grande si spegne. Anche per Fontana era fondamentale il rilancio e l'affermazione di tutto il sistema parco, villa e autodromo. Di quello noi crediamo molto nel rilancio e nella affermazione di tutto il parco. L'autodromo è sicuramente uno dei punti fondamentali. Eppure bisogna dar loro atto, nonostante il silenzio, di essersi mossi nel modo giusto, quello che ha portato alla firma per altri 5 anni. C'è una vision condivisa, un accordo di programma, i 55 milioni della regione per interventi su parco, villa e autodromo. Si è vista una coesione totale di tutti gli attori in campo. Una coesione che vede in Sticchi Damiani il padrone della situazione, il finalizzatore, l'uomo designato alla trattativa, l'uomo in questo caso con pieni poteri. Ed è forse proprio questo che serviva per chiudere con Liberty Media. Oltre ai fondi, ovviamente. E non è l'unica bella notizia di oggi. Il prossimo anno vedrà correre a Monza per la prima volta nella sua storia niente meno che il DTM, la serie turismo più famosa al mondo. Una notizia che ha già acceso lo spirito degli appassionati. Io mi auguro che ci ritroveremo qui fra 3 anni per presentare il Gran Premio del Centenario. Grazie a tutti per l'attenzione.